troviamo a Taurianova per parlare di un caso che ha scosso non poco le coscienze di tutta Taurianova, ma non solo. Noi a mano nel corso di questa trasmissione lo scopriremo, perché attraverso i protagonisti, coloro che sono qui oggi pomeriggio, scopriremo un po' la storia di Maria Teresa Trovatomazza, per tutti Sissi. Una donna che in questo momento, 28enne, si trova all'ospedale di Mestre in coma, in uno stato comatoso. È stata una situazione tra l'altro che ha varcato i confini di Taurianova, perché i gruppi social, i suoi amici, è stato un atleta per cui anche molte sportive si sono un po' hanno tenuto alta l'attenzione su questa vicenda, gli stessi genitori hanno messo in moto anche canali nazionali televisivi proprio per cercare di sollevare ulteriormente una questione che ha lasciato moltissimi dubbi. In un primo momento si è parlato di suicidio, poi grazie anche qui dalla forza di un giornale online, a Prodo News, è venuto fuori, forse non ancora definitivamente, magari lo sperano tutti, venga fuori poi un'altra verità, perché chi ha conosciuto Sissi non crede ancora che possa essere successo così quello che hanno raccontato anche alcuni giornali veneti. Noi siamo con Luigi Longo proprio di Prodo News, perché in quei momenti in cui sembrava la vicenda chiusa, perlomeno per alcuni giornali, non vogliamo parlare di inquirenti o di altro, perché in quel momento sembrava volessero chiudere tutta questa vicenda, poi da un articolo e dagli articoli successivi soprattutto e dall'approfondimento della questione Sissi Trovato, forse potremo arrivare ad una verità diversa. Sì, noi per la verità appena abbiamo saputo della vicenda qualche dubbio l'abbiamo avuto, anche perché siamo di Taurianova, conosciamo la ragazza e sappiamo molto bene chi l'ha vista anche qualche giorno prima, un 20 giorni prima, era una ragazza solare, tranquilla. E successivamente, il giorno dopo, abbiamo ricevuto un WhatsApp della famiglia dove ci hanno allegato un articolo di giornale, un giornale di Venezia, la Nuova Venezia, dove il titolo di quel giornale era "L'agente penitenziario da mesi era depressa". Allora ci siamo posti alcuni dubbi sulla vicenda. La prima cosa, abbiamo contattato una serie di nostri amici che stanno agli apparati di polizia per capire se uno è depressa, può andare a fare un servizio con la pistola. Luigi, ti chiedo scusa, io voglio fare un passo indietro, perché poi approfondiremo questa vicenda ulteriormente. Sissi Trovato si trovava a Venezia, in quel momento stava facendo servizio all'ospedale di Venezia. Sì, si trovava a Venezia, per lei si occupa, lei non, diciamo, era andato lì per caso, perché la direttrice gli ha dato questo incarico di andare a controllare una detenuta, però il suo compito non era questo, da mesi si occupava dell'amministrazione, perciò stava negli uffici amministrativi, perciò lei non è stata chiamata, all'ultimo secondo gli ha detto devi andare a controllare questa detenuta, e lei naturalmente non ha battuto ciglio, ci è andata, però la cosa, come dire, che non era preposta a fare questo servizio, lei stava negli uffici amministrativi. Non era preposta a fare questo servizio in ascensore. Ancora non si sa se era sola, se c'era qualcuno con lei, non è stato chiarito nemmeno questo, è successo questo fatto. Sì, lei dopo aver controllato la detenuta ha preso l'ascensore naturalmente, e lì quando è stato riaperto l'ascensore si è trovati di fronte a una scena molto brutta. Lì il problema è che la ragazza è destra, perciò la sequenza di come è avvenuta la fase proprio dell'aspetto del tentato suicidio o tentato omicidio ha lasciato qualche dubbio soprattutto alle persone che noi abbiamo incaricato, perché nel momento in cui il foro dove è confiscato da una che ha, come dire, è destra, era impossibile appunto che la traiettoria arrivava lì in quel punto specifico. Allora da questo aspetto, da tutta una serie di questioni, secondo me noi li abbiamo chiamati di depistaggio, perché nel momento in cui abbiamo capito che la scena del crimine non è stata, intanto se c'è stato un errore c'è stato anche a monte, perché io mi rendo conto che nel momento in cui c'è un suicidio, un tentato omicidio, la prima cosa che si fa, si isola la scena del crimine e si fanno le indagini che si devono fare, si deve accertare, come dire, con quanto, tutta una serie di azioni investigative in grado di capire e trovare una sintesi di come è stata la dinamica. Tutto ciò non è che si è verificato. Allora,
questo aspetto, la stessa cosa di dove si è conficcato il proiettile, la stessa vicenda dell'articolo del giornale che non è di poco conto, perché lì a noi, come dire, ci siamo messi il campanello d'allarme. Nel momento in cui una poliziotta penitenziaria, un giornale importante, perché quando parliamo della Nuova Venezia a Venezia Mestre, significa che parliamo di uno dei giornali, per intenderci, è uguale alla Gazzetta del Sud qui in Calabria, perciò non è che era un quotidiano di secondo livello, terzo livello, che la spara grossa, stiamo parlando di uno dei giornali cartacei più importanti di quella provincia, ed è normale che se fa a grandi titoli, io ho dato prima, ho fatto vedere anche l'articolo del giornale ai vostri operatori per capire che la ragazza era depressa da mesi. Allora, se questa ragazza era depressa da mesi, la direttrice del carcere doveva essere a conoscenza o no? Cioè, il giornale come sapeva che questa ragazza era depressa? Chi ha passato la notizia al quotidiano che la ragazza era depressa? Cioè, io mi rendo conto, come dire, che ci sono tanti punti oscuri, mi rendo conto che dobbiamo far lavorare la magistratura perché abbiamo tutti un grande rispetto della magistratura, mi rendo conto che in maniera frettolosa era stata, diciamo, quasi archiviata come tentato di suicidio, però approfondite tutta una serie di vicende che noi vi abbiamo sottoposto per dire, guarda, ci sono dei lati oscuri che poi non abbiamo la bacchetta magica per dire è così, però che ci sia un approfondimento da parte degli inquirenti credo che sia dovuto per la ragazza. Si chiama Sissi o si chiama in un altro nome, per intenderci è un fatto normalissimo che bisogna fare questo. Ecco, noi ancora siamo in attesa di capire chi ha dato la notizia al giornale La Nuova Venezia della depressione di Sissi, e se risulta nel protocollo del carcere dove Sissi lavorava, dove Sissi ancora lavora, che ancora è in vita, se c'è, come dire, una situazione medica che certificava la depressione della ragazza, perché se come pensiamo noi era bufala, qualcuno questa bufala l'ha passata, e se questa bufala è stata passata è in atto un tentativo di depistaggio. Questa è la nostra opinione. Poi naturalmente, siccome io sono uno che crede moltissimo al lavoro degli inquirenti, faranno il loro lavoro, lo attendiamo con ansia, però è giusto che si faccia verità su questa vicenda. Luigi, però la ricerca di verità deve esserci e viene forte anche qui oggi da questa piazza. Però ti sei fatto tu la domanda, perché c'è stata tanta fretta di un po' chiudere questa vicenda velocemente e di rubricarla a suicidio? Ma io non voglio dare sospetti su nessuno, perché mi rendo conto che a Venezia Mestre non siamo in Calabria. In Calabria lì omicidi ce ne stanno uno ogni, lo posso dire in dialetto, ogni morte di papa, per intenderci, perciò non è che hanno questa grande esperienza nel merito di come si tratta la vicenda. Allora, la mia opinione è che non è che l'hanno fatta apposta, ci mancherebbe altro, è stata un po' superficiale la vicenda. Allora, se è stata un po' superficiale la vicenda anche per inesperienza, perché parliamo di Mestre e di Venezia, che rispetto al sud, diciamo, è una zona tranquilla rispetto a noi, come dire, di queste vicende ne succedono quasi uno ogni giorno, voglio dire, no? Allora i nostri inquirenti, i nostri magistrati sono molto più preparati rispetto a tanti di loro che magari sono molto più bravi in altri settori, ma non in questo. Allora non voglio dire che c'è la mala fede in qualcuno, ci mancherebbe altro, e questo me ne guarderei bene. Noi abbiamo posto un problema che per noi è fondamentale, su questo punto, Carmelo, io mi batto perché voglio capire qualcuno, alla giornalista del giornale Nuova Venezia ha passato la notizia, possiamo sapere chi è stato? Punto. Per capire chi è stato, chi ha detto che la ragazza era depressa. Tra l'altro, articolo uscito il giorno dopo, voglio dire, quindi quello della Nuova Venezia, voglio dire, nell'immediato è importante questa notizia. Ma ci torniamo, Luigi, non ti allontanare. Loredana Viola invece, dalla piazza reale alla piazza virtuale, avete fatto un gruppo Facebook proprio per sostenere queste battaglie di verità, questa ricerca di verità e questa voglia di sapere, di capire come sono andate le cose. Non sarà facile, ma voi state battagliando su questo. Allora, io innanzitutto premetto solo una cosa, vorrei ringraziare Luigi Longo, la redazione di Approdo, Graziano Tomarchi e la giornalista Angela Corica, che sono gli unici cronisti
giornalisti e giornalisti che hanno dato voce a questa storia. I TG nazionali non hanno parlato, non so perché sei una figlia del sud che deve essere per forza tacciata di omertosa o di indifferenza. Quindi detto questo, io abbiamo tutti insieme lanciato questo gruppo, ha avuto tantissime adesioni, c'è stata una solidarietà quasi nazionale, diciamo, unitamente a quella che è stata fatta a Venezia rispetto alle persone che conoscevano Sissi. Comunque Sissi ha colpito, basta vedere una fotografia di Sissi e anche chi non la conosce dice non è possibile. Le perplessità, perché è nata questa cosa? Innanzitutto per solidarietà alla famiglia di Sissi, con la speranza che Sissi possa farcela, che è la cosa che per noi conta di più. Però sicuramente questo non si disgiunge dalla ricerca e dall'esigenza di verità. Siccome Sissi è una ragazza calabrese che è partita lasciando la famiglia, facendo mille sacrifici per trovare un lavoro in un posto abbastanza delicato, da alcune indiscrezioni sembrerebbe che avesse scoperto qualcosa di particolare di cui ancora non siamo a conoscenza. Poi, guarda caso, nel momento in cui decide di fare un esposto, di fare qualche cosa, succede questa tragedia. La dinamica dei fatti racconta ben altro. Noi da profani, anche attraverso le trasmissioni che fanno l'attivo, abbiamo un po' imparato. Cioè, noi da profani, poi come diceva Luigi, qua sarà perché le situazioni non di questo tipo, ma di altro tipo si verificano spesso, abbiamo un'idea di come funziona, seguendo, impariamo un po' qualcosa. La dinamica è assolutamente assurda. Innanzitutto, dico solo un'indiscrezione, poi passo ad altro. Il telefonino di Sissi non era con Sissi. Quella mattina lei aveva fatto richiesta ad un'amica perché glielo ricaricasse urgentemente, però è stato trovato dopo due giorni nell'armadietto del lavoro. Già questo, il fatto che non ci sia nessun testimone, il fatto che ci taccino sempre di omertà, e da lì non esce nulla, non c'era una persona venire vicino all'ascensore, oppure alcuni colleghi che parlano di depressione, qualcuno ha usato la parola preoccupazione. Ora io so, per logica, che se io ho una preoccupazione, magari sto abbattuta, però cerco la risoluzione del problema con dei dati di fatto. Se io sono depressa invece, la soluzione so già qual è. E quindi non sono preoccupata, so già come devo porre fine quando ci sono disturbi interiori dell'anima e queste cose qua. Un'osservazione ulteriore che voglio fare è che quando questi ragazzi vanno a rappresentare lo Stato, che in questo momento per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda è assente, perché non si sono viste dichiarazioni ufficiali di medici, di magistrati, di avvocati, mentre per altri casi c'è un fervore nazionale che lascia veramente senza parole, quando gli fanno fare questi concorsi, gli fanno fare dei test psicoattitudinali dove vogliono garanzie che abbiano carattere, determinazione, negazione assoluta all'idea del suicidio. E allora che succede? Superano questi concorsi in base a queste caratteristiche, poi quando rientrano nel posto di lavoro e queste cose le applicano, queste non sono più pregi, diventano praticamente degli handicap. E gli handicap allora significa che ti isolano, ti emarginano, il senso del dovere se lo fai solo a sacrificio sulla tua pelle. Sissi era amata da tutti, in quel contesto carcerario Sissi aveva un ottimo rapporto con i detenuti, perché se la legge dice che tu li devi rieducare quelle persone, non li devi maltrattare, quindi devi essere umana, ed è andata una calabrese coraggiosa ed umana a rappresentare la parte migliore della Calabria, perché lei con questa situazione ha dimostrato che la parte migliore della Calabria ha dato un esempio. E la storia di Sissi non la deve scrivere l'omertà del nord, la storia di Sissi la deve scrivere la Calabria onesta, e quindi fin quando non avremo giustizia non ci fermeremo. Luigi, noi al momento non abbiamo notizie se prima del gesto, del fatto, Sissi sia stata sottoposta a visite mediche, sia stata mandata, non ci sono notizie di questo tipo. Notizie che io, il mio, il nostro possesso, no, assolutamente no. Anzi, la ragazza tra l'altro era anche una campionessa di calcio 5 nazionale. Come dire, se era depressa sarebbe venito fuori. Signora, venga qui. Sì, è stata campione d'Italia nella Pro Regina. Sì, era un atleta, pensava al futuro, stava programmando il suo futuro, voleva laurearsi. Insomma, una persona che guarda il futuro in questo modo, insomma, sembra impossibile. Voi questo lo volete ribadire in maniera forte? Certo, lo ribadiamo a voce unita, perché noi Sissi la conoscevamo. Non era solo una bellezza, era una mente, era un sorriso enorme. Non possiamo stare qui ad ascoltare fandonie, tra virgolette, dette da altri, quando noi sappiamo la nostra verità.
Sissi è stata ed è una ragazza forte, coraggiosa, altruista, e noi qui, da mamme, da sorelle, da conterranee, non possiamo non lasciare al caso la situazione, la vicenda. Qualunque cosa c'è da fare, come ha detto Luigi, come ha detto Loredana, è da fare. Bisogna aprire un attimino. Lei la conosceva bene? No, io la conoscevo quotidianamente senza essere vicini, però conoscevo la madre, conosco madre e padre, e da madre non posso accettare che tutto venga lasciato in ombra. Bisogna aprire i riflettori, non solo come state facendo voi della nostra terra, ma di tutta l'Italia, perché come ha detto Loredana, Sissi era il premium della Calabria che è andata al nord, e non la possiamo perdere. E semmai dovesse capitare il peggio, noi batteremo i piedi fin quando la verità non verrà fuori. Ed è questo alla fine che chiede questa piazza, che chiede tutta Taurianova, che chiedono i gruppi social, che chiede a Prodonews, che per prima ha un po' fatto emergere il problema, perché dalle notizie che giungevano da Venezia, insomma, tutto sembrava volesse volgere verso una verità che poi qui assolutamente non piace e non è gradita, ma si è tutti quanti alla ricerca della verità, perché soprattutto chi la conosceva, è impensabile che si abbia potuto fare un gesto di questa natura. Tutto si può dire, ma che Sissi fosse depressa io ci metterei la mano sul fuoco, anzi la testa. Perché signora? Perché? Perché ho visto crescere suo padre, quindi ho visto quasi nascere lei nella nostra via Armando Diaz, ed era non una ragazzina ma un ragazzone, perché lei a fare le gare con la moto era un qualche cosa. Era forte, garbata, gentile, non ci sono aggettivi per poter descrivere Sissi, perché se fosse per telepatia, che cosa ti dovrei dire? Lotta, combatti, perché tutti questi punti interrogativi devono venire fuori! Luigi, naturalmente per un giornale online è molto importante questo, raccogliere queste testimonianze e portare avanti un po' quello che è il pensiero di questa gente, con le armi che ha un giornale online, con le armi che hanno i giornalisti, che è quello di far venire fuori quella che è la verità. Questo è l'obiettivo e a questo puntate. Non c'è dubbio, da qui parte la protesta, domenica il 27 c'è anche una fiaccolata, ma naturalmente questa vicenda credo che deve riguardare l'intera città, ci deve essere un consiglio comunale aperto che adesso si chiederà, e naturalmente la vicenda deve arrivare fino in Parlamento, perché dobbiamo avere, come dire, la prontezza che lo Stato faccia chiarezza, poi ci spiegheranno fino in fondo come sono andate le cose, perché so che c'è pure un'iniziativa del Consiglio Comunale, c'è qualcosa del genere. Il Consiglio Comunale naturalmente farà un ordine del giorno, farà proprio questa iniziativa, naturalmente saranno i parlamentari calabresi informati di questa vicenda, che la vicenda deve anche finire in Parlamento. Però ci sembra strano che il primo di novembre, che è successo il primo di novembre, dove c'era tanta gente in quell'ospedale, tantissima gente, nessuno ha visto nulla, cioè, di questa storia. E poi la cosa più strana, è possibile che tutte le telecamere che ci sono lì non si è riuscito a trovare una telecamera che faccia un attimo di chiarimento? Cioè, sono tante cose che, come dire, gli inquirenti devono scoprire. Noi abbiamo fiducia nella magistratura. E Luigi, abbiamo anche in linea Antonio Marziale, a cui... Antonio, mi senti? Sì, pronto. Noi siamo qui a Taurianova con un gruppo di gente, con un gruppo di persone che non vuole fare andare nel dimenticatoio questa triste e dolorosa vicenda. Si è tutti alla ricerca della verità, e con tuo commento su questa vicenda di Sissi. Guardate, io ovviamente sono addolorato, perché lei onestamente non ricordo di averla conosciuta, ma conosco la famiglia ed è un dramma che mi tocca come tocca tutti i cittadini di Taurianova. Io, tra le altre cose, ho ricevuto moltissime segnalazioni di occuparmi presso le varie redazioni nella TV nazionale, voi alla Rai, voi a Mediaset. Io devo dire la verità, sommessamente ho provato, però
purtroppo le redazioni hanno delle dinamiche tutte loro, delle scelte tutte loro, e vorrei che fosse chiaro che purtroppo non basta una telefonata interlocutoria. Credetemi, quello che, se io potessi avere un qualcosa di magico come tutti per poter intanto prima di tutto risvegliare Sissi, seconda cosa, se avessi il potere di poter in qualche modo condizionare le scelte delle redazioni, lo farei, perché è una ragazza giovane, non so cosa dire, cioè rabbrividisco solo al pensiero. Vorrei che sia Taurianova, la mia Taurianova, sia la famiglia sappiano che il dolore mi appartiene tanto quanto appartiene a tutta la comunità. Grazie Antonio di questo tuo intervento. Grazie a voi. E noi ringraziamo Antonio Marziale di questo suo intervento, anche lui sta seguendo la vicenda, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, e naturalmente anche dalla sua posizione anche lui può un po' smuovere e per cercare di capire cosa è successo a Venezia. Ecco, anche giovani ragazze qui di Taurianova sono con Sissi e vogliono esprimere veramente tutta la vicinanza, l'affetto, la stima. La famiglia in questo momento è a Mestre. In che stato, com'è la situazione in questo momento, che notizie avete sullo stato di salute di Sissi, che naturalmente è in una condizione critica, però è chiaro che continuamente si è alla ricerca di notizie perché arrivi uno spiraglio, una speranza, un qualcosa che possa dare anche fiducia a tutte le persone che sono qui e che sperano che Sissi si possa risvegliare. Purtroppo la situazione non è assolutamente buona. Dalle indiscrezioni risulta che Sissi è stabile, però i medici danno poco da sperare, anche se è un diritto di tutti, principalmente della famiglia, continuare a farlo, e noi lo faremo tutti insieme. Vorrei sottolineare quanto possa essere vergognoso che nessun telegiornale nazionale e giornale si sia occupato della vicenda, rispetto magari ad altre situazioni che a mio modesto parere possono essere quantomeno meno rilevanti rispetto al caso di Sissi. Noi cercheremo il più possibile di dare supporto alle indagini nel nostro piccolo, e se è vero che si è parlato di una pseudodepressione di Sissi, e quindi se è vero che si sta indagando anche da un punto di vista personale, quindi la sua vita affettiva, io ho avuto il piacere di crescere insieme a Sissi. Se posso dare un particolare sul suo carattere, visto che si è parlato solo della depressione, che mi risulta improbabile, lei è una ragazza temeraria, posso fare soltanto un esempio. Capitava che ci fossero delle risse qui in paese di ragazzi maschi, se lei doveva intromettersi per dividere la rissa, lei lo faceva. Lei è una ragazza temeraria, lei è una ragazza che è per le cose giuste, non teme il pericolo, parla, si batte per le cose giuste, e questo penso che possa essere un particolare non del tutto insignificante da tenere presente. Una ragazza senza paura, senza timore, d'altronde poi fare quello sport, il pentacalcio femminile, lei era perfettamente integrata. Tantissime ragazze in questi giorni si sono fatte sentire proprio per rafforzare quello che state dicendo voi, perché era battagliera, era fuori come lo era in campo, e quindi ha sempre dimostrato questa voglia di vivere che oggi giustamente, a cui veramente è improbabile questa tesi e questa voglia, questa volontà di voler chiudere, come se, lo dico insomma, non fosse morta, non fosse in questo stato una persona, ma fosse, cioè, ecco, non c'è stata quella sensibilità evidentemente che qui invece in paese chi l'ha conosciuta, ma che non dovrebbe essere così, perché in ogni caso si tratta di una persona e ci sarebbe voluta quella sensibilità particolare per un caso di questo tipo. Tra l'altro lei era lì, come ricordano qui, come rappresentante dello Stato in un paese a Venezia, e quindi serviva maggiore sensibilità da questo punto di vista, invece è venuta fuori questa voglia e questa volontà di chiudere le cose così velocemente. Signora, invece un ricordo anche da parte sua. Un ricordo di Sissi, io la ricordo da piccola quando giocavano insieme a mia sorella a calcetto, qualche partita l'ho fatta anch'io. Era un maschiaccio, come ha detto la signora precedentemente, un maschiaccio che non aveva paura di niente, di nulla, e sono convinta che il suo sorriso, che è entrato nel cuore e nella casa di tutti,
dimostra già di per sé che è una ragazza solare, che Sissi non è una ragazza depressa, che non è vero niente che si è suicidata. Questo lo dico, continuerò a dirlo fino alla fine. C'è qualcosa probabilmente più in alto di noi che non si riesce a spiegare, o qualcuno o qualcosa che non riesce ad andare avanti in questo caso. Sono convinta che Sissi non si sia suicidata, assolutamente. Naturalmente noi, attraverso le telecamere della Graziano Tomarchio Management, cercheremo di irradiare ovunque questo messaggio e questo segnale. Lo daremo, lo divulgheremo questo video. Ci sono tantissime emittenti televisive e radiofoniche che hanno chiesto già le immagini e quanto avete detto voi questo pomeriggio, per cui noi cercheremo di fare del nostro meglio per far passare questo vostro messaggio, soprattutto perché purtroppo noi lo sappiamo, è inutile che lo ripetiamo, insomma andiamo sempre sul nazionale per fatti negativi, poi quando c'è la necessità di far venire fuori la bellezza, la gentilezza, il segno distintivo di questa ragazza, purtroppo non la sua solarità. Ad unire tutta Italia, da Venezia alla Calabria. Questo è vero, perché oggi ho dato un'occhiata ad un gruppo, tra l'altro quello degli agenti penitenziari, e loro stanno facendo anche loro un grande lavoro da questo punto di vista, perché non finisca nel dimenticatoio questa vicenda, perché il rischio è proprio questo. I genitori sono a Mestre, lì c'è stata anche una fiaccolata, anche lì si stanno muovendo, perché so che è stato anche il ministro Orlando interessato della vicenda, Luigi. Sì, è stato interessato alla vicenda, naturalmente da Torrenova, ma questa, come dire, è un fatto positivo. Io vorrei dire anche giustamente che non è stato detto prima da Loredana che c'era anche il gruppo politico del Movimento 5 Stelle di Taurianova che ha aderito a questa iniziativa che è proposta da loro, naturalmente. È giusto dirlo. Queste sono le manifestazioni che bisogna fare per tenere appunto alta l'attenzione sulla vicenda di Sissi. Sono interrogativi che devono essere al più presto tirati fuori, credo nell'interesse di un intero paese, perché la vicenda di Sissi, come dicevi tu, è coinvolto tutti. Io so che il maggiore sindacato di polizia penitenziaria dal titolo Maria Teresa Trovato Mazza si suicida, il tentato suicidio di Maria Teresa Trovato Mazza, cambia radicalmente titolo e dice si parla di tentato omicidio, perciò questo è già un fatto positivo, che anche il maggior sindacato della polizia penitenziaria, e naturalmente poi abbiamo visto che prende tutto da noi e fa il copia e incolla, ci chiede l'autorizzazione, gliela diamo, e questo può essere già un fatto positivo rispetto a tutto. Ecco, l'attenzione appunto vostra, della Graziano Tomarchio Management, da tutta una serie di televisioni che naturalmente nei prossimi giorni manderanno il messaggio di questa piazza, deve essere, come dire, tenuta sempre calda, perché dobbiamo far lavorare con tranquillità gli inquirenti, però dobbiamo anche far capire che c'è un'intera Calabria, un intero paese che vuole risposte concrete e serie sulla vicenda di Sissi Trovato Mazza. Ecco, questa è fondamentale per chiunque, non solo per noi calabresi. Assolutamente, noi siamo anche in diretta Facebook per quanto riguarda qui da Taurianova. È chiaro che è una battaglia di tutti e benvengono anche i movimenti politici, chiunque ha voglia di stimolare quella che è la ricerca soprattutto della verità, signora. Io volevo dire che noi siamo tutti vicini ai familiari, perché stanno soffrendo. Lottate, che Sissi è forte. Sissi, non mollare. Questo è il messaggio che parte oggi da Taurianova, che certamente farà molto piacere alla famiglia, perché vedrà anche lei questo video, questa registrazione, e certamente trarrà sostegno dal sostegno dei loro concittadini e di tutti coloro che in questo momento stanno sostenendo questa battaglia, che sappiamo essere tantissimi, partiti da Taurianova, partiti da Prodo News, partiti questa segnalazione, questo messaggio, questa voglia di non far cadere nel dimenticatoio questa vicenda, e speriamo che possa Sissi superare questa criticità che sta vivendo, e che possa venire fuori da questa situazione per essere qui con voi magari in futuro assieme alla sua famiglia, e semmai non dovesse essere, che sia data la verità a questa gente. Giustizia per sì.
giustizia.